Salve a tutti, come mai praticamente ognuno saprà, Caruana non è più giocatore della federazione italiana. Per questo motivo, anche perché magari sono stati un po' trascurati in passato, con questo video inizierò una piccola serie relativa ad altri grandi campioni italiani. E cominciamo con Daniele Vocaturo il grande campione romano, nato nel 1989, quindi appena 25 anni, che ha saputo dettar legge più e più volte sulla scacchiera, anche in tornei di notevole rinomanza come il torneo C di Weekend Z, giocato nel 2011, proprio vinto da lui. Ed effettivamente, nonostante alcuni periodi di eh, riposo sabbatico, eh, Daniele è sempre stato ai vertici, della classifica Elo Italiana attualmente risiede proprio al secondo posto ma ok vediamo cosa ha combinato in questa partita giocata contro Persson al torneo di Reykjavik nel 2009 quindi aveva solo 20 anni era ancora maestro internazionale ma stava rapidamente scalando la china del grande maestro ok vediamo quindi cosa ha combinato sulla scacchiera Questa partita vocaturo gioca con il bianco e perso con il nero. La partita si sviluppa in una difesa francese, quindi è 4-6. Nero prepara la spinta di 5. Il bianco completa il controllo del centro con questi due pedoni che viene però subito contestato dalla preparata spinta di 5. Ora, qui chiaramente, il nero già comincia a pensare di cambiare questi pedoni. Per cui di solito qui si difende o con cavallo C3 o con cavallo D2, ma questa è la principale, e si entra nella variante Winaware, alfere B4. Qual è lo scopo di questo alfere? Quello di bloccare il cavallo sul re con questa inchiodatura. Eventualmente l'alfere potrà anche essere sacrificato sul cavallo per rompere un pochino la struttura pedonale del bianco sul lato di donna. Comunque a questo punto la priorità del bianco è salvare questo pedone e viene scelta la variante più comune che è la variante di spinta quindi i pedoni vengono congelati al centro i pedoni di colori contrapposti si bloccano a vicenda non è possibile più effettuare gli scambi quindi questo solidifica la struttura del pedone al centro con un certo vantaggio di spazio del bianco che è riuscito a spingere una traversa oltre i pedoni dell'avversario Chiaramente questo però riduce anche i problemi che il nero ha al centro. Non dovrà più calcolare nessun cambio di pedoni. Comunque si prosegue con la variante principale C5. Ora il nero passa al contrattacco attaccando il pedone base della catena. Se crolla questo pedone, poi anche il pedone E del bianco diventa difficile da difendere. La principale prosegue con A3 e questo è un bel punto di domanda per l'Alfiere perché effettivamente qui ci potrebbe anche stare questa cattura però semplicemente il bianco cattura l'alfiere dopo il nero riprende il materiale catturando il cavallo e ora anche se questo pedone non viene ripreso subito comunque il bianco ha subito un forte contrattacco donna g4 manovra tipica quella di attaccare il pedone g7 dopo che l'alfiere campo scuro del nero si è allontanato in questo caso definitivamente perché è stato cambiato per il cavallo ora diventa un problema riuscire a difendere l'eventuale arrocco corto. Quindi qui effettivamente l'alfiere viene cambiato come era previsto. Ciò in qualche modo rompe un po' la struttura pedonale del bianco sul lato di donna, per ora il bianco ha nuovamente l'opportunità di giocare donna G4 per attaccare questo pedone in difesa e portarsi all'attacco. Ecco perché qui si gioca cavallo E7, in modo da poter arroccare se necessario per difendere questo pedone ok e qui si entra in una variante un pochino meno principale più rara eh, daniele gioca h4 questa è una mossa piuttosto compromettente perché il bianco ra, spingendo questo pedone renderà sicuramente meno sicuro eh, la Rock corto però data anche questa forte struttura di pedoni il bianco fa bene attaccare sul lato di re con queste successive spinte perché in qualche modo eh, la presenza del pedone in E5 blocca eventuali avanzate già dei pedoni neri, quindi sono molto contratti e costretti a rimanere particolarmente fermi. Ad ogni modo, qui il nero si sviluppa. Cavallo BC6 comincia a far pressione su questo punto, che anche se difeso dal pedone C, potrebbe prima o poi cadere. E Daniele prosegue con H5. Ok, a questo punto il pedone è quasi giunto a meta. Se raggiungerà H6, o eh, nero è costretto a spingere creandosi debolezze sulle case scure, cosa che a questo punto potrebbe essere fatale visto che non ha più l'alfiere campo scuro, oppure dovrà cambiare il pedone, o al limite farselo cambiare. In ogni caso, la struttura pedonale del rocco corto ne risulterebbe molto, molto disturbata. però qui nero ha una ritorsione può subito giocare donna a5 come fatto in partita per minacciare questo scacco e eventualmente anche la torre nell'angola il bianco potrebbe parare con l'alfiere ma perderebbe sempre un pedone dopodiché questo pedone qui cadrebbe allo stesso modo quindi qui va parata questa idea l'altra opzione per il nero chiaramente era giocare subito h6 però nuovamente i pedoni neri sulla linea sono abbastanza bloccati a questo punto se il bianco riesce a mettere in sicurezza il re da qualche parte poi le spinte dei pedoni FG potrebbero sgretolare le difese del re avversario. Ad ogni modo, donna A5 e difesa con Alferdi 2 Questo pedone deve essere assolutamente retto. Alferdi D7, nuova mossa di sviluppo. E qui forse ancora poteva valer la pena di spingere in H6 perché a questo punto il bianco riesce a spingere in H6 a sua volta. E ora, eh, come detto, difficilmente il nero potrà ottenere una struttura strategica stabile spingendo in G6 per vedere le debolezze sulle case scure. Quindi si preferisce catturare subito questo pedone. Ok, qui il pedone non viene ripreso immediatamente. Mm -hmm. In ogni caso, questi sono due pedoni doppiati, quindi... Stanno facilmente attaccabili anche in seguito. Infatti, il bianco ha già due attacchi su questo pedone, non ci dovrebbero essere problemi. Se prendesse subito di torre, il nero a gioco ad esempio, riporta la donna in sicurezza per evitare attacchi tipo di scoperta da parte dell'alfiere avversario. E ora, questi due pedoni centrali del bianco cominciano ad essere veramente in pericolo, anche in vista del fatto che il nero può giocare cavallo F5 per attaccare torre e pedone D4. Non certo complessa se il bianco prova a far fuori questo pedone però rimane con tre pedoni isolati strategicamente questa è un, una formazione che non ha futuro e non riesce facilmente a farli abbastanza fuori in fretta, tra l'altro catturando anche il pedone 5 a questo punto. L'altra idea che poteva avere qui il bianco era giocare questa scoperta subito prima che la donna si togliesse di mezzo dall'attacco dell'alfiere però comunque qui la donna si toglie di mezzo e ci sono i soliti problemi per i pedoni centrali del bianco tra l'altro ora il pedone di 4 non è più neanche sostenuto ok quindi cosa ha giocato viceversa qui daniele torre b1 una manovra di, di attacco forte viene lasciato questo pedone in presa <coughs> tuttavia difficilmente ne lo potrà catturare con la donna perché la donna rimarrebbe troppo tagliata fuori in mezzo ai pezzi avversari ci sarebbe diversi tempi da guadagnare da parte del bianco e, e chiaramente l'idea di sfondare sulla colonna B potrebbe portare al bianco notevoli possibilità di attacco per cui... <coughs> ora effettivamente il bianco è in svantaggio già ad un pedone e questo potrebbe crollare però il nero comunque preferisce arroccare lungo e questa è una scelta in linea di principio sensata chiaramente l'arrocco corto non era più fattibile visto che la colonna G è completamente aperta quindi l'arrocco lungo ci può stare eh, finché il re riesce a reggere questo pedone ora vediamo che la cosa non sarà fondamentalmente facilissima perché qui Daniele gioca subito torre B5, torre difesa dall'Alfiere si va ad attaccare donna e pedone. Quindi, come minimo, il bianco riesce a guadagnare il pedone C5 qui. Quindi, Person toglie la donna dal pericolo e cattura in A3 e Vocaturo contraccambia catturando il pedone C5, anche dando il cavallo sul re. Ok, però ci si rende subito conto che la posizione di questa torre non è proprio agevole, perché è bloccata già nei suoi movimenti a questo punto se venisse attaccata potrebbe svicolare soltanto nella casa b5 quindi person decide di sfruttare questa debolezza giocando a 6 ed effettivamente ora la mossa minacciata è pedone b6 che intrappolerebbe la torre avversaria eh, chiaro che qui la torre non facilmente potrà darsi sul cavallo perché perderebbe semplicemente la qualità il bianco quindi che fare? Unico modo per bloccare la spinta B6 è donna B1. Però già il nero ha calcolato questa variante perché può mandare il re in C7 e ora c'è subito l'opportunità di spingere in B6 e il re difende B6. La donna non può nulla contro l'attacco alla torre bianca. E effettivamente qui sembra che. Eh, il bianco deve perdere una torre, ma questo in realtà è stato anche tutto un po' calcolato perché, effettivamente, qui il bianco perde una torre ma guadagna un forte attacco. Come vedremo, e la mossa è giusta per poter sfruttare questo attacco è spingere in c4. A che serve? Innanzitutto libera la diagonale per l'alfiere campo oscuro che potrebbe attaccare il re. Ora difeso dalla torre, tra l'altro, guadagnare un altro attacco su b6, non ci sarebbe più l'opportunità di giocare questa mossa. Inoltre, il bianco cerca di minare la struttura pedonale del nero al centro. Ok, quindi per evitare lo scacco. In A5 qui il nero chiaramente spinge in B6, in trappola la torre. La torre è sempre in trappola! C'è poco da fare qui. La torre va ceduta, si potrebbe pensare di eh, catturare il cavallo, ma il bianco preferisce guadagnare i tempi e fa fuori il pedone di 5. A questo punto se il nero non prende la torre, la torre avrà l'opportunità di ritirarsi e salvarsi. Quindi ormai che ci siamo, la torre viene presa. E ora, piuttosto che rifarsi su questo cavallo, Daniele decide di potenziare al massimo il proprio pedone e lo spinge in D6, tra l'altro doppio, al re cavallo. Quindi, in ogni caso, il bianco potrebbe riguadagnare almeno un pezzo per la torre. Alla mossa successiva, l'idea però, come vedremo, non sarà questa quindi, qui in mossa forzata il re si deve ritirare in C8. E ora il nero dovrà badare attentamente a quello che fa perché il re ha lo stretto di mosse. Se viene data la possibilità di giocare al fere per al 6, è già subito matto. Quindi la donna nera deve rimanere in difesa di questa casa. C'è poco da fare quindi. Ora mossa al bianco, ancora il bianco ha pochi pezzi in attacco, ad esempio, potrebbe pensare. Di giocare donna in, in B6 per poter dar matto alla successiva, questa in effetti sembra un'opzione molto gustosa perché ora il bianco ha anche l'opportunità di giocare al per A6 e dare matto, quindi il nero non ha tempo di eh, giocare cavallo D5 perché dovrebbe perdere una donna per salvarsi dal matto. Il problema però è che il nero può difendersi contrattaccando, ad esempio, donna 1 scacco. E qui c'è poco da fare il re viene esposto ai vari attacchi del nero e eh, chiaramente eh, ci sono veramente poche speranze perché il nero ha il controllo completo della scacchiera ok viceversa che viene giocato quindi per portare nuovi pezzi all'attacco il bianco rinuncia ad attaccare sulla colonna h e gioca torre h3 Qui in ogni caso la spinta del pedone H del bianco è servita come minimo a liberare la via alla torre, che ora guadagna un tempo sulla donna nera e minaccia di giocare torre B3 con effetti nefasti sulla colonna B aperta proprio accanto al re avversario. Il nero quindi deve spostare in qualche modo la donna, la porta in A4, attualmente attaccando questo pedone e al solito deve mantenere però la difesa di A6, quindi attenzione. Daniele prosegue con torre B3 e ora l'idea è quella di giocare torre B6 per poi finalmente far fuori il pedone A6. E come riesce a evitare questa manovra? Chiaramente va difesa la casa B6, ora è efficace cavallo D5. L sembra almeno efficace. La mossa probabilmente più opportuna era viceversa. C4, probabilmente per chiudere una volta per tutte la diagonale su questo pedone, ok. Ora eh, la torre può fare ben poco da sola, visto che eh, non è più attaccato per una sede dall'alfiere quindi c'era qualche possibilità in più di contrattacco per il nero in questa variante. Comunque, dopo cavallo D5 sembra tutto ok perché la torre non può entrare a far danni in qualche modo. Però, che succede? D per C5, quindi il bianco fa fuori il pedone C, quindi il nero non potrà più spingere a questo punto un C4 e il problema sul pedone A6 rimarrà una costante delle prossime mosse, quindi forse il nero potrà rimpiangere questo fatto dovendo mantenere la donna in difesa di questo pedone. Tra l'altro la posizione degli altri pezzi del nero è abbastanza bloccata perché questo cavallo deve difendere eh, b altrimenti il bianco entra con i pezzi. L'alfiere è bloccato, quest'altro cavallo deve difendere B6. La situazione è veramente critica. Però, cosa succede? Person prova a contrattaccare. L'idea è spostando la torre della colonna D: il re avrà una casa in più per la fuga, e poi eventualmente si potrà spostare l'alfiere in C8 per coprire eventuali scacchi. Tuttavia, questa è una manovra abbastanza lenta e che trascura nuove iniziative. Del bianco che per prima cosa può giocare C4 è una mossa molto devastante perché attacca questo cavallo ora allo stesso tempo blocca questa diagonale quindi risolve un problema per il nero ma ora questo cavallo dove va? perché non ha case utili quindi come minimo il nero deve riprendere un pezzo e, e di fatti il cavallo viene riportato in E7 Ora a questo punto ci poteva stare anche di per e 7, abbastanza tranquillamente, però il nero poteva avere contro giochi, per cui la struttura pedonale del bianco è praticamente sbriciolata. Ci poteva stare torre G4 provando a attaccare ad esempio su questo pedone, o comunque raddoppiare le torri, eventualmente portare in attacco, ad esempio se fosse possibile qualora la donna non difendesse più, e 4 attaccare il re, eccetera. Però, dopo F4 si blocca l'iniziativa della torre, ad esempio Torre 8 per cercare di togliere di mezzo questo pedone. Però eh, il bianco entra in attacco col cavallo. Opzioni: sia portare il cavallo D4 per rimuovere il difensore della casa B8, oppure anche il cavallo C3 che metterebbe veramente in crisi la donna nera. Ad esempio, dopo che il nero fa fuori il pedone, 7, cavallo C3 e la donna dove va? Unica casa palpabile a 5, ma rimane sotto attacco di scoperta e ora nessuno potrà impedire senza chiaramente perdere materiale enorme al bianco di giocare il cavallo di 6 e portare il cavallo in questa casa stupenda scacca al re, il re si deve rifugiare ora la donna nera non sa più dove andare ok quindi eh, piuttosto però che però giocare D per il 7 che comunque portava buoni frutti il bianco decide di rimanere ancora in netto svantaggio materiale e portare avanti un cavallo. L'idea è quella vista in avanti precedente giocare cavallo C3 per arrecare enorme disturbo alla donna avversaria. Nero prova a anticipare questa manovra giocando donna per C4, ma che la donna resta sempre sotto attacco di scoperta di fatti, comunque cavallo C3, quindi impedisce alla donna di rientrare in difesa del pedone a6 e questa è una cosa molto preoccupante a questo punto e qui in effetti anche se il nero fa fuori un altro pedone quindi portandosi in vantaggio di una torre e un pedone in questo punto eh, in pratica dopo cavallo e4 i problemi sono eh, enormi la minaccia ora del bianco è semplicemente quella di catturare il cavallo in e7 e poi entrare col pedone in D6 e questo lo fa guadagnando un tempo perché attacca la donna. L'altra opzione poteva essere subito quella di attaccare in A6, anche questa più o meno funziona, però c'è da stare un pochino attenti perché il re nero potrebbe riuscire in qualche modo a scappare. Ora è necessaria eh, cavallo 4 La donna può rientrare in difesa di questa casa, però c'è sempre D per E7, il re cattura e ora nuova minaccia sulla donna eh, Che può fare qui qui in effetti nero sembra possa prendere questo alfiere Indifeso salvando la donna ma in ogni caso perde completamente il controllo delle case scure E diventano un colabrodo perché tanto Alfiere scacco dopodiché il re si può portare in d8 ma ora ancora questo sacrificio di qualità che però eh, permette quest'altro scacco l'ingresso del cavallo in D6 ora è facile eventualmente se il re non prende matto spostandosi in, in E8 ora c'è questo scacco di cavallo che costringe sempre di più il re nero all'uscita ora entra anche questa alfere eh, il re viene costretto sul lato di re poi prende matto alla successiva ok quindi Buone possibilità per bianco in molte varianti, però probabilmente viene scelta addirittura un'altra variante ancora più spettacolare. Invece, di giocare al per a 6, come detto, viene giocata cavallo e 4, che eh, abbiamo visto minaccia di catturare questo cavallo e poi dare scacco col cavallo in, in D6. Ora la donna, effettivamente, può prendere un altro pedone, e questa sembra buona come mossa per il nero perché inchioda il cavallo sul re, quindi non può. Sfruttare lo scacco, tuttavia, per fortuna il cavallo è ancora difeso dalla donna. Il bianco riprende il pedone, riporta quindi svantaggio solo di una qualità. E questo pedone è formidabile perché blocca la ritirata del re verso il lato di re. Ora, al per a 6 sarebbe letale, quindi il nero prova a far fuori questo pedone col cavallo. Il problema, però, ora è che è il bianco è addirittura matto forzato. Ok, chiaramente bisogna sfruttare la mala mala posizione del re avversario. Vediamo un po' se riuscite a entrare a vedere qualcosa. Ci sono varie varianti buone, però una sola da matto. Ok, qui Daniel ha giocato Torre B8. A prima vista, questa sembra semplicemente un sacrificio di torre il bianco rimarrebbe nuovamente in svantaggio materiale chiaro eh, se re c7 qui c'è cioè subito matto quindi il nero è costretto a prendere la torre di donna allora però che succede? entra in gioco l'altro alfiere alfiere per a6, scacco chiaramente eh, il re nero prova a mantenere la difesa della donna però dopo alfiere a5 è costretto a lasciarla in presa Ora vi chiederete, il bianco che fa? Si perde tempo a catturare la donna? No, perché tanto è difesa dalla torre. Bisogna dare caccia al re avversario. Come vedete questi alferi stanno bloccando la colonna B. Quindi donna C2 scacco, Forse il re in D5, donna D3 scacco. Chiaramente il re nero non può tornare indietro perché c'è subito matto di donna. Quindi si deve inoltrare ancora di più in E5. E dopodiché è abbastanza facile Alfere C3. Tagliato, re tagliato fuori dal rientro sulla donna dalla donna, deve fuggire in F5. Cavallo D6 importante, questa perché è scacco doppio. Quindi, Nero non può muovere la donna per catturare il cavallo. E blocca la donna nera dalla diagonale gialla evidenziata. Quindi, la donna non potrà rientrare in difesa del proprio Re. E questo proprio permette il matto a seguire il re in d5, donna g3, cosa che non sarebbe stata possibile se questa diagonale fosse stata ancora aperta, re in h5, ora dopo alfere 2 ne lo può soltanto sacrificare una torre per eh, ritardare il matto di una mossa. E la partita, strano ma vero, finisce proprio con questo scacco matto, di solito, eh, il nero poteva, sare, avrebbe potuto arrendersi molto prima in questo caso probabilmente person ha voluto fare questo regalo in onore alla brillante partita di Daniele lasciandogli completare la combinazione fino in fondo si conclude quindi così questa brillante partita di vocaturo eh, partita molto importante perché in questo torneo di Reichiavica ha ottenuto la seconda norma di GM a breve poi ottenne la terza Laureandosi GM praticamente a 20 anni. E praticamente il terzo GM nato e cresciuto in Italia dopo Mariotti e Godena. Ok, quindi questo video si conclude qui. Spero vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo, a presto e ciao ciao!